Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi faremo con GeoGebra il disegno di un fascio di rette proprie. Vediamo che cos'è il fascio di rette, un fascio proprio di rette. Allora, il fascio di rette proprio, dice Wikipedia, è un fascio di rette che passa a tutti per lo stesso punto che viene definito centro. In pratica, il fascio di rette proprio descrive una specie di stella perché tutte le rette passano per lo stesso punto. Mentre un fascio improprio sono rette tutte parallele, quindi descrive una specie di rastrelliera. Oggi ci occuperemo di disegnare con GeoGebra un fascio proprio di rette. Come fanno queste rette, diciamo, a essere una diverse dall'altra? Dipendono dal coefficiente angolare m. Vediamo, qui c'è una maniera di rappresentare in maniera parametrica, no, l'equazione del fascio di rette, e praticamente per ogni valore di m, che dipende da k, c'è una retta diversa. Il coefficiente angolare è la pendenza di questa retta rispetto all'asse delle x. Praticamente, modificando questo coefficiente, si creano tante rette, una per ogni valore di coefficiente. Quindi, se il coefficiente è 0, questa retta praticamente è parallela all'asse delle x. Vediamo che c'è anche questa maniera parametrica, e noi utilizzeremo questa di rappresentare il fascio di rette proprio, perché noi vorremmo con GeoGebra modificare il valore alfa trasformandolo in uno slider per fare una piccola animazione. E vedete che il parametro alfa varia dall'intervallo che va da 0 a pi greco, quindi da 0 a 3,14. Quindi costruiamo subito in GeoGebra tutti questi elementi. Prima di tutto facciamo un'etichetta di testo, perché noi ci dobbiamo ricordare qual è la forma parametrica che noi utilizzeremo per descrivere questo fascio di rette proprio. Noi abbiamo scelto questa forma qua, che è x meno x con 0 seno di alfa uguale y meno y con 0 coseno di alfa, dove x con 0 e y con 0 sono le coordinate xy del punto C, cioè del punto centrale del fascio di rette proprio. Noi però ci vogliamo mettere una C al posto di 0, così capiamo meglio. Quindi riscriviamo nell'etichetta qual è la forma parametrica di questa equazione, e noi scriviamo x meno x con C grande. È semplicemente un'etichetta questa per ricordarci. Per seno, come si fa l'alfa in GeoGebra? Si clicca la linguettina delle lettere greche e si scrive alfa. È uguale, facciamo uno spazio per renderlo un pochino più chiaro, a y meno y con c, cioè il punto centrale, per coseno di alfa, e clicchiamo sempre qui l'alfa. Abbiamo semplicemente scritto una linguettina per ricordarci come viene descritto il fascio di rette proprio. Ricordiamoci che x con c e y con c sono le coordinate x, y del punto centrale del fascio di rette. Allora iniziamo a dichiararle. Diciamo che noi vogliamo che tutte queste rette passino per questo punto qua, 4 con 4. Quindi dichiariamo, ad esempio, x con c grande, lo mettiamo con GeoGebra, è uguale a 4. E facciamo invio, laddove y con c grande è uguale a 4. Abbiamo semplicemente deciso che tutto il fascio di rette passi per il punto x4 y4. Allora qui descriviamo finalmente il punto c maiuscolo, aperta parentesi, di quale coordinate sarà? Beh, x con c maiuscolo, virgola, y con c maiuscolo. Facciamo scrivere, invio. Ed ecco, vediamo, attendiamo un attimo che sia un minuto impallato il computer. Vedete, ecco, il punto C praticamente viene descritto dalle coordinate x di c, y di c, che sono 4, 4. Per questo punto dovrà passare tutto il nostro fascio di rette. Allora, ricordiamoci che la formula x meno x di c seno di alfa è uguale a y meno y di c coseno di alfa, laddove alfa è il coefficiente angolare definito m, che indica la pendenza di tutte le rette rispetto all'asse di x. Adesso lo vediamo. Finalmente, il fascio di rette noi lo chiameremo F. Facciamo due punti, aperta parentesi, e scriviamo x praticamente meno x di c maiuscolo. Come si fa a fare seno di alfa? Si prende la tastierina in GeoGebra, si va nella linguettina funzioni, si scrive seno, si clicca, e poi si va nella linguettina lettere greche e si scrive alfa, si decide alfa. Poi si va a destra con le freccettine e si fa uguale a che cosa? Abbiamo qui la leggenda y meno
meno y di c maiuscolo moltiplicato che cosa? Coseno di alfa. Andiamo nella linguettina funzioni, scegliamo il tasto coseno e clicchiamo, poi andiamo nella linguettina lettere greche e scegliamo alfa. A questo punto andiamo a destra fino alla fine dell'espressione, facciamo invio, vediamo che abbiamo forse sbagliato. Ah, non abbiamo definito alfa, allora lui vuole che prima venga definito alfa. Allora noi facciamo così, inseriamo per esempio un altro slider e lo chiamiamo appunto alfa. Allora, questo qui lo chiamiamo alfa e il suo intervallo quale sarà, come dice Wikipedia, da 0 a pi greco, quindi scegliamo la lettera di pi greco e cancelliamo il 5 e mettiamo incremento 0,01 perché pi greco è 3,14, quindi noi vogliamo due decimali, facciamo ok. Vedete che noi adesso praticamente alfa noi l'abbiamo descritto come uno slider. Vogliamo fare un colore un pochino più carino, facciamo tasto destro, facciamo impostazioni, diamogli come colore, per far capire che questo è il coefficiente angolare m, diamogli un colore arancione. A posto. Noi vediamo che adesso, siccome il fascio di rette proprio dipende dal coefficiente angolare alfa e alfa va da 0 a 3,14, vediamo che noi manipolando, vedete, il coefficiente angolare alfa, manipolo praticamente la pendenza, quello che tecnicamente viene chiamata pendenza, noi chiameremo inclinazione rispetto alle x della retta. Vedete, prima perché non ci faceva concludere qui l'espressione, no? X meno x di c seno di alfa, y meno y di c coseno di alfa, perché non avevamo descritto alfa, lui non sapeva qual era il valore. Non appena l'abbiamo descritto con lo slider, vedete che lui nell'espressione sostituisce il valore che praticamente noi selezioniamo. Come abbiamo detto prima, dato che la pendenza delle rette che vengono descritte dipende dal coefficiente angolare alfa, vedete che quando il coefficiente angolare alfa è pari a 0, e la retta evidentemente è parallela all'asse x, mentre quando il coefficiente angolare è pari a 1,57, che è la metà di 3,14 pi greco, la retta è parallela all'asse delle y. Allora, ma noi come facciamo a vedere questo fascio di rette? Allora, siccome vedete questa entità qui è la nostra, il fascio di rette f, se clicchiamo il quadratino si seleziona l'entità, se clicchiamo il pallino scompare o ricompare l'entità. Noi selezioniamo con il quadratino il fascio di rette, facciamo impostazioni e gli selezioniamo l'opzione a GeoGebra mostra la traccia. Chiudiamo, se noi avviamo l'animazione, vedete, di alfa, che correttamente per esempio descrive come uno slider e ci ha messo il tasto play, ecco, vediamo che selezionando l'animazione noi vediamo che nasce il fascio di rette proprio, tutte passanti per C con un coefficiente angolare che dipende praticamente da alfa. Vedete che mano a mano che alfa cresce o decresce da 0 a pi greco a 3,14, si descrive tutto il fascio di rette che passa per C. Allora, per togliere tutta la traccia è necessario riandare in impostazioni e togliere l'opzione mostra traccia. Vedete che sparisce la traccia. Allora, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo semplicemente dato l'espressione parametrica del fascio di rette proprio come x meno x di 0 seno di alfa uguale a y meno y di 0 coseno di alfa. Al posto di x0 y0 noi abbiamo chiamato il punto c, e allora le coordinate le abbiamo chiamate x del punto c e y del punto c. Abbiamo deciso che le coordinate fossero x uguale a 4 e y uguale a 4. Abbiamo scritto qui la funzione parametrica per GeoGebra. GeoGebra sostituisce i valori, cioè sostituisce le x e le y, sostituisce il coefficiente angolare e praticamente avviando l'animazione vedete che crea tutto il possibile fascio di rette. Se noi andiamo nella retta F, nelle impostazioni, e gli diamo mostra traccia, possiamo anche aumentare un pochino, vogliamo aumentare la velocità, da qualche parte c'era la velocità, vediamo se la ritrovo. Non la ritrovo, va bene. Noi, se gli diciamo mostra traccia, vedete che crea tutto il fascio di rette. Che cos'è un fascio di rette proprio? È un fascio di rette che passa per un unico punto C, che viene descritto da un differente praticamente coefficiente angolare. Ad ogni coefficiente angolare alfa corrisponde una retta diversa.
Grazie a tutti per aver visto questo video, per essere giunti alla fine del video. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.